tutti e benvenuti in questa nuova video lezione di storia. Oggi costruiremo insieme il quadro di sintesi della civiltà egizia. Iniziamo! Gli Egizi sono vissuti nella valle del fiume Nilo, uno dei fiumi più lunghi al mondo. La civiltà egizia è durata per un lungo periodo di tempo, dal 3500 a.C. al 525 a.C. La lunga storia degli Egizi è stata suddivisa in tre periodi. L'antico regno iniziò intorno al 3000 a.C., con capitale Menfi. Fu il periodo della costruzione delle grandi tombe colossali, le piramidi. Il Medio Regno cominciò intorno al 2050 a.C., con capitale Tebe. Un periodo di grande prosperità. L'Egitto, infatti, ampliò i suoi confini, conquistando la Nubia, un territorio ricco di minerali preziosi. Infine, il Nuovo Regno. A partire dal 1550 si ebbe una fase di massimo splendore ed espansione militare verso l'Asia. Verso il 1080 a.C. iniziò un lungo periodo di decadenza, finché nel 31 a.C. l'Egitto perde totalmente la sua indipendenza per mano dei Romani. Il terreno, reso fertile dal limo, un fango depositato dal Nilo, consentì lo sviluppo dell'agricoltura. Cacciatori, pescatori e artigiani. Erano abili commercianti e trasportavano le merci con le barche a vela. La società era organizzata come una piramide. Il capo era il faraone ed era considerato come una divinità. Come vedete, le classi più alte erano formate da funzionari, sacerdoti e scribi. La maggior parte della società era costituita da guerrieri, artigiani, mercanti e contadini. Infine, a livello sociale più basso c'erano gli schiavi, erano quasi tutti prigionieri di guerra. Erano politeisti, adoravano molti dei. Credevano anche nella vita dopo la morte. Furono loro ad inventare la tecnica della mummificazione per conservare il corpo dei defunti. Gli Egizi facevano costruire per i faraoni grandi tombe, le piramidi. La più grande è quella di Cheope, alta 137 metri, e si trova nella piana di Giza, vicino al Cairo, la capitale dell'Egitto. Vicino a questa ci sono quella di Khefren e Micerino. Gli Egizi inventarono lo shaduf, per prelevare acqua dai canali. Le barche a vela per trasportare persone e merci. La scrittura degli Egizi era formata da centinaia di segni, detti geroglifici, che significa segni sacri. Ognuno di questi segni poteva essere un pittogramma, se rappresentava un'immagine con il suo disegno, oppure un ideogramma, se voleva rappresentare un'azione o un'idea. Tuttavia, col tempo gli Egizi adottarono altre forme di scrittura più semplici del geroglifico, come ad esempio lo ieratico e successivamente il demotico, più veloce da scrivere. Spero che questo video vi sia stato utile. Al prossimo argomento! Ciao!